Terz'ultima giornata del campionato di eccellenza Girone B e la formazione di mister Calderini ancora deve ottenere punti per non invischiarsi nella difficile bagara dei play-out. Adelbuff arriva la rivale di tante sfide, la Sina Lunghese di mister Neri, che dal campionato ha poco da chiedere per una posizione di classifica saldamente nei play-off. Sarà comunque gara vera per due formazioni che rispettivamente devono e vogliono vincere anche questa domenica. Formazione di casa che vede un turno di riposo in panchina di Vannini, sostituito da Piantini che prende la sua posizione di esterno. Sina Lunghese che, come ormai accade da molte stagioni, si affida ad un gruppo compatto di qualità ben messo in campo da mister Neri, che oggi fa meno anche di Vasser. Senesi che arrivano da tre vittorie consecutive, andata che vide il rossoblè vincere di misura per 1-0. Prima giornata primaverile con l'ora legale che vede l'inizio alle 15.30, direzione di gara affidata al signor Angelucci di Fonigno. Al decimo minuto è Giachi, subito per la gialloblu Fignini morbido al centro per la testa di Castellani, che cerca l'angolino dove Tiezzi non può arrivare e segna il vantaggio prezioso, 1-0. Centrocampista che diventa il bomber gialloblu con 4 gol stagionali. Formazione rosso-blu che cerca di reagire, ma è ancora al Figline con il 26esimo. Fridiani con un sombrero troppo alto supera il diretto avversario, ma dovrebbe fare una magia per colpire in modo decisivo verso Tiezzi. Gara ancora incerta e formazioni che si affrontano a viso aperto, e al 27esimo minuto del vivo vicino al fondo stende De Luca, direttore di gara che non ha dubbi, rigore cartellino giallo per il difensore giallo-blu. Dagli 11 metri Montagnoli non sbaglia con un Muscas sulla traiettoria, 1-1. 30esimo minuto, Berti, lanciato da un compagno a rete, viene steso da Baccai che si vede espellere per ultimo uomo, e così Sina Lunghese che giocherà un'ora in 10. Primo tempo che si conclude con un minuto e mezzo dei due di recupero concessi, quindi con 30 secondi in anticipo, e questo sarà una cosa molto particolare per il direttore di gara. Riprese che vede l'ingresso di Vannini al posto di Del Vivo e fine al posto di Giachi, mentre Senesi che non cambiano né uomini né modulo malgrado l'inferiorità numerica. E all'undicesimo minuto è ancora gialloblu Figline protagonista con Vaccareggi, che commette però un grave errore che vede il contropiede dei rossoblè con De Luca che mette al centro, e Muscas con un po' di incertezza riesce a fatica a sventare. 19esimo minuto, brividi per la porta gialloblu con Muscas che in uscita lascia il pallone a Vasser, ma il nuovo entrato della formazione di mister Neri non ne approfitta. 27esimo minuto, Frediani nel corridoio per Fini che è entrato in area, scarica il destro che però finisce sull'esterno della rete. Al 32esimo minuto viene atterrato Bettoni, si piazza il pallone Emiliano Frediani per il suo sinistro che batte i Tiezzi per il vantaggio 2-1, e con la grande felicità prevista in anteprima da Roberto Marzano, che ce la fa a vivere in modo eccezionale. Arbitro Angelucci, il fischio, Frediani, al gol! Frediani mette il pallone alle spalle di Tiezzi. Frediani, gol! 46esimo minuto, doppia munizione per Donati che lascia il campo anticipatamente, lasciando il gialloblu in 10 uomini, ma al 48esimo minuto, sull'ultimo tentativo della Sina Lunghese, arriva il contropiede innescato da Vaccareggi che lancia il solitario Fini, che davanti a Tiezzi non sbaglia il gol del 3-1 per chiudere definitivamente questa gara. Allontana per Bettoni, non ci arriva il compagno Vaccareggi, vai Vaccareggi, bello per Fini, Fini solo, Fini, eccolo Fini, il tiro e il gol, Alessandro Fini, 3-1, Alessandro Fini. 6 minuti di recupero non bastano per la formazione senese di provare almeno a trovare il pareggio, soprattutto dopo il terzo gol di Fini. Finisce così 3-1 tra gialloblu Figline e Sina Lunghese, e formazione di mister Calderini che festeggerà la Pasqua con una vittoria che potrebbe valere l'automatica e la matematica permanenza in categoria. Mister Calderini, beh, insomma, allora si mangia un uovo, una colomba con più serenità con questa vittoria che non dà la matematica certezza di stare in eccellenza, però insomma è un bel passo in avanti. Sì, effettivamente abbiamo staccato quasi la certificazione a rimanere in categoria, era una tappa fondamentale, e oggi devo dire che la squadra ha fatto una buona prestazione sotto il profilo emotivo, della voglia, della determinazione contro un'ottima squadra,
e ci siamo un po' complicati la vita da soli perché eravamo in vantaggio sia come score che anche come numerico, però abbiamo fatto un'ingenuità, loro ci hanno creduto, si sono rimessi in partita. Nel secondo tempo è stata una partita combattuta e alla fine diciamo Frediani ha fatto un'ottima giocata e poi abbiamo chiuso confini, secondo me comunque con una prestazione che ci ha visto per lunghi tratti insomma cercare questa vittoria, anche magari un po' in maniera emotivamente, dico, non molto ragionata, però insomma la squadra si vedeva che ci voleva a tutti i costi questo risultato, e questo è positivo. Mister Neri, una sconfitta che però non cambia la vostra posizione in classifica, siete ancora in zona perfetta per i playoff con Montecatini che ha decretato quest'oggi la vittoria del campionato, quindi andrà in Serie D. Beh, insomma, comunque tante defezioni, quest'oggi questa sconfitta ci poteva anche stare. Sì, effettivamente ha riassunto abbastanza bene la nostra situazione. Complimenti al Montecatini che stasera è matematicamente campione. Complimenti comunque anche al Figline che ha fatto una partita, diciamo, tutta cuore fino alla fine, sono riusciti a vincere alla fine meritatamente, perché chi sbaglia meno poi è giusto che vinca, e loro sono riusciti veramente a fare un'ottima prestazione. Con la magia di Frediani ancora, io penso, me la risognerò la notte, perché e effettivamente noi venivamo da un periodo molto positivo dove siamo riusciti a portare in squadra titolari ben 5 fuori quota, non hanno fatto rimpiangere le assenze, c'erano ben 6 assenze, però ecco, per noi non voleva dire nulla, hanno dimostrato anche in 10 per un tempo e mezzo di giocarsela alla pari, e credo che sull'1-1 nel secondo tempo abbiamo avuto due occasionissime insomma, per passare in vantaggio, con Tavanti prima e poi dopo con Vassera. Sono stati bravissimi il Figline a capitalizzare su quella punizione, poi è venuto anche il 3-1 effettivamente. Sì, ultimi, diciamo, gara finita sul 2-1 perché sì, il 3-1 sì, è venuto sì, su un contropiede sì, proprio negli ultimi istanti. Stavo facendo il cambio, volevo far esordire un 98 che sta venendo fuori bene con noi, non ho fatto un tempo, ecco, su quel gol. Emiliano Frediani, secondo gol che è voluto dire, insomma, portare la partita a favore della gialloblu Figline, però voglio fare un passo indietro. Gli accordi erano: giochi 10 minuti, fai gol come quelli del secondo, però insomma l'hai fatto ugualmente, l'importante era quello lì. No, sì, certo, no, e oggi era importante la vittoria, dai Cristiano. E l'abbiamo voluta in tutte le maniere, anche se non era facile, perché loro sono una squadra che gioca, che vuole arrivare ai playoff, quindi c'è dentro matematicamente per il momento, è dentro, e però ancora deve giocarsela, perché si vede la classifica, sono a 45 e gli altri sono a 43, 44, sì, che ancora 41, sì, ancora possono uscirne fuori, possono allungare più avanti. Credo che oggi vittoria, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo fatto degli errori, ma più che altro d'atteggiamento, di paura di non arrivare a portare a casa il risultato, e infatti poi abbiamo preso il gol sul rigore e siamo andati un po' in difficoltà, vedi, anche in 10 contro 11 non riuscivamo a capire che bisognava, se ne parlava agli spogliatoi alla fine del primo tempo, che bisognava giocarla la palla, non lanciare, perché tanto, cioè, è normale che erano loro erano avvantaggiati su un lancio, e abbiamo cercato di giocare il secondo tempo un po' meglio, e poi vabbè c'è stata la punizione che ha sbloccato un po' gli equilibri, e poi credo che sia una vittoria meritata. Alessandro Fini, che ha chiuso la partita con il 3-1, un risultato importante, tua seconda segnatura in questo campionato, insomma Ale, tutto bene, e probabilmente manca solo un punto per la matematica permanenza in eccellenza. Sì, oggi era penso la tappa fondamentale dopo avevamo fallito in Foriano, e oggi non potevamo sbagliare, penso il risultato sia più che meritato, perché ci abbiamo messo impegno dal primo all'ultimo minuto, e niente, abbiamo trovato tramite la magia di Eme e gol mio siamo riusciti a chiudere la partita. Festeggerete la Pasqua quindi con un po' più di felicità e più di serenità, poi si va a Montecatini, però Montecatini già che ha accesso alla Serie D ha vinto il campionato, quindi forse laggiù sarà già a festeggiare. Sì, innanzitutto complimenti a Montecatini per questo passaggio in Serie D, diciamo ce lo siamo meritati per questa settimana un po' più di stacco, dai. E niente, ci godiamo questa Pasqua e poi ripartiamo per queste ultime due partite. Beh, vittoria con il bomber Castellani, perché ormai possiamo dire quasi il bomber, perché voglio dire quarta segnatura, terza in quattro gare. Beh, insomma, un primo gol anche bello dal punto di vista, insomma, hai cercato un angolino, l'hai trovato di testa.
vittoria che ci voleva, non dalla matematica permanenza in eccellenza, però insomma un punto può essere ancora raggiungibile in due gare. Sì, ecco, è stata una vittoria importantissima e vale doppio anche guardando i risultati degli avversari. E siamo partiti discretamente, poi dopo il gol c'è stata la mezza ingenuità sul rigore, poi loro in 10 e comunque anche insomma Frediani è riuscito a sbloccarla, quindi andava bene, dai. Una partita quella con la Siena Lunghese che è sempre piena di insidie, perché insomma è una bella squadra messa in campo bene a Mister Neri, però questa gialloblu Fellini quest'oggi ci ha messo veramente tanto cuore, come accadeva già ultimamente, però ha trovato anche la via del gol. No, infatti, se finora diciamo cuore tanto, però ci è mancato molte volte il gol, come a Bucine, vedi 5-6 occasioni nitide, non siamo mai riusciti a concretizzare. Oggi sapevamo che dovevamo dare il cuore prima di tutto, loro comunque una buona squadra, davanti soprattutto hanno tanta qualità.